vieni sempre in me. Con quale cibo ti devo alimentare? Con l'amore. Ma il mio amore è fallace. Gesù, ti voglio bene assai. Supplisci al mio amore. Carissimi, pace e bene a tutti voi. Vi auguro una buona giornata, guidati, illuminati dall'esempio e dalla spiritualità di San Pio da Pietrelcina. Vedete, io penso che Padre Pio nei nostri giorni certamente sia il santo più amato, perché è il santo che realmente ce lo sentiamo vicini, non solo nel tempo, ma anche vicino alle nostre sofferenze, vicino alle nostre debolezze, perché è un grande intercessore. Ma Padre Pio può diventare ed è realmente anche un grande modello di vita spirituale. Non a caso, quando era in vita, le persone, i confratelli, ma anche le persone che lo circondavano, lo chiamavano padre spirituale, no? Proprio perché Padre Pio ha alimentato la vita e le anime di tanti cristiani e può fare anche la stessa cosa con noi. Realmente Padre Pio può diventare un punto di riferimento per la nostra vita spirituale. Essere figli spirituali di Padre Pio cosa significa? Certamente significa averlo come intercessore, ma significa anche, ecco, metterci alla sua scuola, evidente, metterci sotto i suoi insegnamenti, sotto la sua guida. E allora è quello che vogliamo fare in questi giorni attraverso queste piccole meditazioni che guidano le nostre giornate. E oggi Padre Pio parla essenzialmente di questo grande mistero dell'Eucarestia. Gesù, tu vieni sempre in me, con quale cibo ti devo alimentare? No? Evidente, Gesù come viene in noi? Attraverso l'Eucarestia, attraverso la Santa Comunione. E Padre Pio si chiede come ti devo alimentare, come devo accoglierti, in poche parole. E lui risponde, con l'amore, ma il mio amore è fallace, è debole, è fragile, come l'amore di tutti noi. Gesù, ti voglio bene assai. Supplisci al mio amore. In un'altra lettera, scritta qui da Pietrelcina, Padre Pio chiede proprio questo a Gesù, no? Gesù incessantemente chiede a Padre Pio di amarlo, no? Di donarsi totalmente a lui. E Padre Pio vede tutta la sua incapacità, tutta la sua fragilità, tutta la sua pochezza. Dice, sì Gesù, io voglio amarti, io voglio vivere di te, voglio vivere per te, ma amore nel mio cuore non ne ho più. Riempi col tuo amore il mio cuore, allora sì che potrò amarti. Padre Pio poi aggiunse, anzi, lo desidero, desidero amarti. Vedete, fratelli miei, amare Gesù non è cosa di poco conto. Amare Gesù non si tratta, ecco, solamente di pie pratiche o di sentimenti un po' infantili. No, amare Gesù richiede un'adesione totale della vita. Amare Gesù vuol dire mettere il proprio cuore in tutto quello che facciamo. Amare Gesù vuol dire vivere uniti strettamente a Lui. E tutto questo non si può ridurre solamente, no, con la messa domenicale o con qualche piccola preghiera. No, l'amore a Gesù si dimostra con uno stile di vita appassionato, e come quello che ha avuto Padre Pio, no? E allora è certamente un compito nostro, certamente un impegno nostro, ma è anche un dono del Signore. Allora chiediamo questo dono al Signore attraverso Padre Pio. Chiediamo la grazia di poterlo amare di più. Chiediamo la grazia realmente di infiammare il nostro cuore, così come ha infiammato d'amore il cuore di Padre Pio, verso Gesù e verso certamente i nostri fratelli. Con queste considerazioni, chiedendo amore al Sacro Cuore di Gesù, vi auguro una buona e santa giornata.